Volete crediti o account con FIFA Points? Go FIFA Coins! Link, codice e coupon in descrizione. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Io sono Giovis Po dello staff di NMF e benvenuti nella Player Review di Pjanic nella sua versione in form con 86 di rating. Prima di iniziare questa review vi chiedo di lasciare almeno 70 like o mi piace per questa carta e per questa review e vi invito a commentare qui sotto con i giocatori che vorreste vedere recensiti sul nostro canale. Partiamo con i pro. Il primo, ragazzi, assolutamente il controllo palla. Fa parte del dribbling 87 con 80 agilità, 80 equilibrio, 87 riflessi, 86 dribbling e 92 controllo palla. Il suo controllo palla è fantastico, ragazzi. Anche nello stretto la controlla molto molto bene. Agilità ed equilibrio sono, secondo me, discreti, accettabili. Riflessi buoni. Ha anche 4 stelle skill che sono un altro pro. Infatti sa skillare molto molto bene e ha un dribbling buono, anche se per me il suo dribbling non è proprio un pro. Altro pro i passaggi, tutti i tipi. 88 con 90 visione, 81 cross, 91 corti, 86 lunghi, 88 effetto e 93 calci piazzati. Anche i calci piazzati sono un altro pro. Infatti sui calci d'angolo o anche sui calci di punizione, ragazzi, è davvero interessante. Sui calci d'angolo riesce a metterla bene sulla testa dei propri compagni e sui calci piazzati riesce a impensierire il portiere avversario. Passaggi corti, ragazzi, lunghi, cross, filtranti a dei passi, davvero ottimi. Come contro ho voluto inserire la forza fisica. Questa carta nasce come CC. Io l'ho utilizzato come trequartista o COC e anche da trequartista ha dimostrato una forza fisica, a parer mio, deludente. Ha un 67 in carta. In game per me sembra anche di meno, un 50, ragazzi. La forza fa parte del fisico con 71 e 82 resistenza, 67 forza e 64 aggressività. Una resistenza secondo me accettabile. Altri valori in carta: velocità 75 con 75 accelerazione e 75 velocità scatto. Ha una velocità, ragazzi, discreta. Io con lui ho realizzato 5 gol in 7 partite, però non me la sono sentita di inserire qualche valore del tiro tra i pro, perché comunque ha un tiro secondo me mediocre. 80 in carta con 81 posizionamento, 74 finalizzazione, 84 potenza tiro, 89 long shot, 75 tiro a volo, 84 rigori, work rate medio medio, piede preferito il destro e 4 stelle piede debole. Le 4 stelle sono un pro, ragazzi, anche di sinistro tira e passa come se avesse due piedi preferiti, ragazzi, come se sapesse tirare e passare con entrambi i piedi. Work rates così e così, dai. Finalizzazione si sente 74, non è sempre preciso sotto porta. Potenza tiro 84 ci sta, l'89 nel long shot a parer mio no, sembra più un 85. Colpo di testa 68 con 63 elevazione, 61 precisione di testa. Un colpo di testa niente di che. In alternativa abbiamo Modric, Rodriguez ed altri. Tra le normali Ozil, tra le leggende Okocha. Nella nazione non ce ne sono, nella lega Amsic. Dello stesso livello Isco in form. Rispetto al base ha un più 16, versione che non ho provato. If e One to Watch hanno una differenza di prezzo di 70k per il One to Watch. If e base 75.000 crediti per l'inform. Prezzi per PS4. Gli stili intesa che vi consiglio di applicarli sono finalizzatore più 3 tiro e fisico e regista più 2 dribbling, tiro e passaggio. Il tiro secondo me va aumentato perché non ha un tiro chissà che e da trequartista occorre avere secondo me un buon tiro. Il fisico per aumentargli la forza fisica, il dribbling e il passaggio magari se volete un trequartista più decisivo sotto questo aspetto. È una carta da provare? A parer mio attualmente no, perché costa più di 100.000 crediti e per me non li vale 100.000 crediti. Sugli 80-70 allora vi consiglierei di prenderlo. Dunque ragazzi, stiamo per giungere alla conclusione di questa review. Il mio voto finale per questa carta è un 8. Comunque rimane un buonissimo, secondo me, centrocampista, utilizzato come già detto come COC, fa il suo dovere, fa i passaggi, ha un tiro secondo me discreto,
mediocre, un controllo palla ottimo, ma la forza fisica per me è un contro e si vede, l'ho notato fin da subito. Dunque ragazzi, vi chiedo di lasciare almeno 70 like o mi piace per questa review e per questa carta. Qui è Giovispo, vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli!